Cari amici di TV12, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di FVG Motori, il nostro magazine che parla del motorsport che si svolge in regione e dei piloti e dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Stagione, come abbiamo detto già in precedenza, conclusa. Tempo di bilanci, tempo di guardare anche al 2023 e in questa occasione lo faremo nuovamente con lo Speedway, perché se nelle precedenti occasioni abbiamo ospitato il presidente del Motoclub Olimpia, Pierpaolo Scagnetti, stavolta abbiamo due portacolori del Motoclub Olimpia, che peraltro vanno vol molto forte, il campione italiano Michele Paco Castagna. Paco, buonasera. Ciao, buonasera. E il secondo classificato, che appunto è Daniele Tessari. Buonasera, ciao. Ben ritrovati, Paco è già stato nostro ospite, Daniele la prima volta. Clip su di loro, sulla loro stagione, e poi rientriamo per parlare dell'arte della derapata. Partire da te e da questo titolo, sono stati due, quello argentino prima e poi quello italiano, ma partiamo da quello italiano visto, no, che siamo proprio qua in casa. Come È stato veramente emozionante, direi, perché erano già dunque 2 o 3 anni che lo vincevo, e sempre lottando anche con Covatti molto in forma, sempre una grande battaglia tra me e lui. E quest'anno sono riuscito comunque a fare dei buoni risultati durante tutta la stagione. È stato un peccato da una parte non averlo vinto a Terenzano, nella mia pista di casa, però dall'altra parte della medaglia c'è un lonigo pieno di gente, di famiglia, di amici che sono venuti a vedermi. È stato molto emozionante, devo dire. Quindi diciamo il terzo che ho cercato da tempo, il settimo in totale con gli Under 21, quindi diciamo un bel risultato che ho cercato fin dall'inizio della stagione. tra l'altro, Lonigo è comunque anche lì un po' casa tua, no? Visto che comunque la provincia di Vicenza è Sì. quella che ti ha visto nascere. Daniele, secondo posto, parlavo col tuo presidente, annata solida, costante, che ti ha visto nuovamente a un ottimo livello. Sì, abbiamo lavorato molto, ho lavorato molto, sia fisicamente che psicologicamente. Un po' di fortuna ci è venuta dietro e insomma ci siamo trovati qua alla fine con un secondo posto molto desiderato e accolto. Tra l'altro, abbiamo chiuso la clip con quella tua foto in cui esci dalla pista con la tuta della nazionale.
è comunque anche quello un traguardo, un ritorno che rappresenta un ritorno ad alto livello. Sì, dopo un ritorno, uno stop di un bel po' d'anni e ritrovarmi qui, devo dire che sono molto soddisfatto. Devo ringraziare tante persone che mi sono state vicine, che hanno creduto ancora in me, famiglia, meccanici, presidente, amici, colleghi, e quindi sono molto, insomma, soddisfatto. Si traccia un bilancio più che positivo, ecco, più che positivo della, sì, della stagione. Tra l'altro fanno bella mostra al centro le medaglie d'argento e d'oro e anche il casco con cui Paco Castagna ha corso in Italia e Argentina. Dobbiamo fare un passaggio perché tra poco partirai nuovamente. Ormai il titolo è stato conquistato tanto tempo fa, quasi, perché insomma era inverno, in uno stato in cui anche tuo papà ha vinto, perché ricordiamo che tuo papà, Armando, oltre a essere nei quadri della federazione, ha corso e vinto in Italia e in Argentina. Sì, è stato, guarda, ti dico, è stata un'esperienza pazzesca, perché siamo partiti, era un campionato nuovo, in una pista nuova, non sapevo cosa mi aspettava, sono andato là un po' così, ho detto proviamo, è la prima volta che correvo in Argentina, ho detto vediamo. E siamo partiti un po' così titubanti, abbiamo cominciato a vincere le prime gare e abbiamo visto che le cose andavano bene e sono riuscito a vincere praticamente quasi tutte le gare a parte un paio e abbiamo portato a casa il titolo, è stato fantastico ed è stata una cosa che oltre al titolo e all'emozione io ho visto che quando sono tornato e ho cominciato la stagione qua e in Inghilterra mi ha aiutato molto, mi ha spinto sì, sono arrivato a risultati che magari senza quell'allenamento lì durante l'inverno non sarebbero arrivati, quindi abbiamo visto che ha funzionato, quindi adesso riproviamo e si va a difendere. No, è stato, hai vinto, che comunque le vittorie fanno morale, danno soddisfazione, ma è stato anche propedeutico proprio, sì, no? Sì, 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 direi che oltre al fatto sportivo c'è stata un'esperienza nuova, abbiamo cambiato il modo di vedere l'inverno, adesso allenamento in moto, siamo tornati, ovviamente lo stress è stato pazzesco perché sono tornato e dopo 2 settimane ho cominciato subito la stagione qua, stessa cosa succederà l'anno prossimo, però a parte quello i risultati sono arrivati, si sono visti, insomma. Eh sì, poi sono anche i sacrifici, no, che fa un professionista, quindi sì. come te. Vi accomuna l'esperienza inglese, Daniele, la tua passata, quella di Paco ancora attuale e tra l'altro la stessa squadra. Cioè anche una curiosità, che ricordi hai di quell'esperienza in Inghilterra? Esperienza direi fantastica, sacrifici molti, perché a quei livelli lì si fanno molti sacrifici, diciamo che quando arrivi a un livello così devi staccare tutte le altre cose che c'hai dalla testa e pensare a quello solo che devi pista. Fare ora della fine ti diventa un lavoro vero e proprio, anche se da fuori non si vede, ma dietro a tutto quello che si fa c'è molto altro ancora e alla fine sì, è sempre una cosa positiva e bella. Certo, c'è tanta cura oltre del mezzo, dell'alimentazione, della preparazione atletica, esatto. Tante cose non si vedono di quello che fate, ma ci sono e spesso purtroppo da un lato si vedono solo, no, le immagini dei podi o magari esatto. della ruota davanti alzata. E ti manca un po', Daniele, quel... Devo dire che mi manca molto. Ho fatto delle mie scelte in passato, è andato bene così, però c'è una cosa che se tornassi indietro proverei, insomma, un cicino a mettere qualcosa di più e provare magari un'altra annata, ma va bene così, insomma, adesso la vecchiaia avanza anche per me, quindi... Paco qualche anno in meno di te, ecco, ancora no. Quello che aiuta, come dicevi te, è il fatto che abbiamo tutti e due firmato per una squadra, una grande squadra, Edimburgo ha una grandissima storia ed è un club che aiuta molto i propri piloti e come è successo a lui e è successo anche a me, è una pista difficilissima, ti insegna molto, nel bene e nel male, anche con le bastonate, con le cadute, diciamo, però
Aiuta molto il pilota da Speedway. Edimburgo è proprio un club che aiuta molto anche nella carriera in generale. Anche nella carriera, diciamo, è un trampolino di lancio anche da un lato, sì. No? Funziona. L'ultima battuta, prima aprire una breve parentesi di rally, poi tornerò da voi. E che lega è in generale quella inglese? Sarebbe la, chiamiamola la Serie B della lega inglese, cioè la British Championship. Quest'anno siamo arrivati anche terzi, quindi diciamo un ottimo risultato, anche soprattutto sperando di migliorare l'anno prossimo. È certo. Andiamo avanti, tra poco torneremo a parlare di Speedway. Si è corso il rally di Schio nel precedente fine settimana, casualmente abbiamo un pilota vicentino e si è corso il rally di Schio e ha parlato friulano peraltro, visto che la 31esima edizione è stata vinta dal pilota pordenonese Luca Rossetti sulla Hyundai 20N Rally 2 di Friul Motor, che è un team di Manzano. Il pilota al debutto sulla nuova versione della auto coreana con Eleonora Mori al suo fianco ha chiuso le 7 prove speciali in programma in 42 minuti e 35 secondi, precedendo di 9 secondi e 6 Rudy Andreola e Manuel Menegon su Skoda Fabia R5, di 19 secondi e 6 Efren Bianco e Dino Lamonato, anche loro a bordo della R5 Boema. Per Rox si è trattato del secondo successo nel 2022 dopo quello ottenuto al Rally del Taro, e con questa prova ha anche chiuso la sua Natal Team di Manzano, ha poi conquistato un altro ottimo risultato dopo la vittoria nel campionato sloveno e il secondo posto nella finale nazionale di Coppa Italia con Filippo Bravi. Per Friul Motor anche a Schio il quarto posto con la I20N Rally 2 con Manuel Sossella e Gabriele Falzone, e tanti altri friulani si sono anche distinti al Rally Città di Schio. Discorso legato alle validità: come dicevamo durante la scorsa puntata, sono state assegnate le validità delle gare di rally per il 2023. Il Friuli Venezia Giulia avrà 3 prove e una rally Piancavallo farà parte del campionato italiano rally asfalto. La sfida pordenonese dunque torna in una serie tricolore e rappresenterà anche un round del Coppa Rally di quarta zona, avrà coefficiente maggiorato a 1,5 come rally del Friuli Venezia Giulia. Ne sarà privo il rally Valli della Carnia e la decisione, come abbiamo detto, ha anche suscitato polemiche. A dicembre saranno stabilite le date delle gare, stabilite poi invece le validità legate alle cronoscalate. Conferma per la Cividale Castelmonte nel trofeo Velocità Montagna, da dove invece costretta a ripartire la Verzeni Sella Chianzutan. Quest'ultima corsa ha pagato il fatto di non essersi disputata nel durante il 2022, ha dovuto quindi abbandonare il campionato italiano velocità montagna e ripartire dalla serie inferiore. Quattro ruote voi seguite? Meno, già faccio fatica a seguire le due, immaginati le quattro. Io invece avevo mio padre che correva negli anni 90 con il rally. Però a me non ha legato con me, di conseguenza abbiamo tolto due ruote, i freni, tutto, e si accelera e basta. Volevo aprire questa parentesi con voi, considerato anche che siete veneti. Si è corso a Terenzano quest'anno, si è corso soltanto a Terenzano gli anni precedenti, si è tornato a correre a Lonigo e si correrà nuovamente a Lonigo, finalmente direi, anche per non gravare troppo sulle spalle, no, del Motoclub Olimpia nell'organizzazione. Sì, a parere mio è stato un grandissimo successo in generale per tutti, per il mondo dello Speedway. Penso che sarebbe da dare una medaglia d'oro, da mettere al collo, del Motoclub Olimpia per aver portato avanti la carretta per gli ultimi 4-5 anni. Hanno fatto un lavoro egregio anche con la pista. E il ritorno di Onigo rende tutto un po' più divertente, si cambia la pista, si cambiano le gare, si mischiano nel campionato, possibilità magari di fare qualche gara internazionale, diventa tutto un po' più divertente, ecco, e penso sia un successo per tutti, per il mondo dello speedway, per noi piloti e per il motoclub, ma soprattutto per il pubblico. Assolutamente, è stato anche soddisfatto il Motoclub Olimpia, che è stato sgravato un attimo di qualche peso, perché l'ha portato avanti di fatto da solo la specialità in Italia. Correre a Lonigo cosa significa per te, Daniele, che corri da molto più tempo anche rispetto a Paco? Per me Lonigo, senza nulla togliere al Motoclub Olimpia, è un'icona. Io
è stata la prima pista dove ho provato, ho messo i piedi, la moto, e è vicino a casa. È una pista che hanno corso in tanti piloti, insomma, famosi del mondiale e quant'altro. Poi, come diceva Paco, è una bella cosa anche per noi piloti cambiare un attimino, perché sembrava tipo quasi un monomarca, ecco, alla fine con una pista sola. Così magari può essere che un pilota si trova meglio su quella pista, l'altro pilota sull'altra, e tutti, insomma, abbiamo la possibilità di provare a cambiare e mischiare, insomma, anche i punti in classifica. Assolutamente, magari. E anche potrebbe essere una carta in più anche per avvicinare giovani, appunto, e anche grazie a questo, ne parlavamo proprio col vostro presidente Pierpaolo Scagnetti, il fatto che la pista di Terenzano sarà sgravata di qualche gara, si può anche organizzare qualche sessione in più di allenamento e di avvicinamento anche ai giovani, anche per mettervi un po' di pressione, no? Ma è quello che si è cercato di fare negli anni, ed è una cosa che, come in tutti gli sport, bisogna spingere, ed è una cosa che aiuterà un sacco. Come dici te, un attimo più di tempo per gli allenamenti, per le scuole, portiamo avanti i ragazzini che nel giro di qualche anno poi ce li troveremo a darci filo da torcere anche in gara, no? Esatto. Tra l'altro, tu, Paco, ricordo che sei stato anche a scuola, no? Dalle tue parti, proprio per far sì, vedere cos'è, no, questa specialità. Che... Sì, abbiamo cercato di spingere un po' con i ragazzini, più che altro per fargli conoscere uno sport diverso da quello che si vede in televisione, di fargli capire cosa vuol dire far fatica nello sport. Io ho portato la mia esperienza personale ed è stato un successo che voglio cercare di riportare nel prossimo futuro, perché abbiamo visto circa 600-650 ragazzi nelle diverse scuole e sono andati tutti fuori di testa, tanti sono venuti anche alle ultime gare, quindi ecco, vediamo che magari qualcuno, diciamo che di 600, se 5 montano in cima della moto... Sarebbe già un successo, esatto, no? Esatto. Perché si innestano quel circolo virtuoso. Torno un attimo da te per fare, Daniele, una parentesi. Doveva essere con noi oggi, non è potuto essere... Nico Covatti, che comunque quest'anno ha gareggiato, è arrivato terzo ed è stato frenato da un infortunio, ma comunque ha tenuto alto il livello, no, della serie. Certo, bravo pilota, purtroppo sfortunato all'inizio della stagione per questo infortunio. Dispiace che non sia qua con noi, insomma, se no sarebbe stato bello essere tutti e tre, che oltretutto siamo tutti e tre del Motoclub Olimpia. Facciamo i saluti, mandiamo i saluti. Che torni forte come lo è sempre stato, no? Esatto. Ci ha sempre dato un gran filo da torcere a tutti e due, è sempre un pilota pazzesco, sempre di un talento mostruoso. Cominceremo subito con le scintille dall'anno prossimo. Sarà divertente. Subito dalle prime gare si partirà, appunto, a Terenzano i primi giorni di aprile, i primi weekend di aprile. Apriamo una parentesi veloce sul 2023. Cosa ci sarà nel vostro nuovo anno, Paco? Da parte mia cominciamo subito, come dicevo, dalla settimana prossima, che la considero la stagione nuova, quindi certo. in Argentina si comincia, poi si torna. Stiamo parlando con l'Inghilterra di nuovo, abbiamo qualche contatto anche con Edimburgo per poter tornare, qualche chiamata dalla Polonia forse, adesso vediamo, e dopo ovviamente il campionato italiano e le qualificazioni mondiali europee, dove ci mettiamo la pettorina italiana e lì bisogna portare alta la bandiera, insomma. Sicuramente. E te, Daniele, cosa c'è? Cosa vuole in pentola? Dovrei chiudere la carriera in modo... Sperando di ottenere un bel risultato. Un bel risultato, quindi mi preparerò fisicamente bene e cercando di togliere la medaglia a questo di fianco, insomma. Aumentare il campionato italiano. Campionato, appunto, italiano, campionato, sì. Italiano, okay. Se capita dopo qualche gara internazionale o qualche mondiale europeo, va bene. Cercheremo sempre, insomma, di dare spazio a qualche pilota più giovane, giustamente. Però, insomma, dopo si vedrà tutto anche della classifica e andremo avanti. Torniamo a breve con voi, due battute legate anche agli altri sport a due ruote,
enduro, soprattutto perché l'immagine del campionato europeo anche nel 2023 sarà veicolata da Maxime, promotore di Fazio di Piave, già impegnato per un ventennio a valorizzare il campionato italiano di specialità. Anche l'anno prossimo la serie si strutturerà su 4 gare, si parte in Italia il 15-16 aprile a Fabriano, si prosegue 13-14 maggio a Tbai in Portogallo, 15-16 luglio si corre in Estonia a Paikuse, gran finale a Kielce in Polonia il 16 e il 17 settembre. Campione in carica della classe 2,5 due tempi, lo ricordiamo, è il pordenonese Maurizio Micheluz, quello assoluto è il Veneto ed ex portacolori, peraltro, del Manzano Carlo Mion. E Maxime, sempre nel 2023, promuoverà anche l'immagine del campionato regionale enduro e lo farà per il secondo anno di fila. La novità introdotta nel 2022 da parte del comitato regionale Federmoto è piaciuta a piloti e motoclub, così il numero uno di Maxime, Tony Mori, e il presidente del comitato regionale Mario Volpe hanno prolungato l'accordo e la serie si strutturerà nuovamente su 6 prove. Dall'enduro torniamo in pista, qui si era off-road, ci ritroviamo attorno a un ovale. Paco, cos'è che spinge a salire in sella in un ovale sulla moto di Speedway? Per me è la velocità guardandola da fuori. Per me è la vittoria. Sicuramente quella è quella che mi spinge di più, però io l'ho detto in tantissime interviste quando sono montato io per la prima volta sopra un 500 e ho fatto la prima derapata, me la ricordo come fosse adesso, pelle d'oca alta così, è proprio un'emozione pazzesca. Ovviamente come in tutti gli sport agli inizi è sempre molto difficile, la derapata non viene facile, la paura della velocità, dopo cercare le leve non ci sono, è un po' pauroso, però quando si comincia a derapare, dopo la derapata viene un po' più facile, allora arriva la velocità e arrivi a fare quello che facciamo noi, è pazzesco. Una batteria a 4 giri che sono insomma un minuto, adrenalina allo stato puro. Adrenalina, concordi Daniele? Concordo, e per assurdo aggiungo che io lo Speedway non lo conoscevo neanche fino all'età di 12-13 anni. A me è sempre piaciuto motocross, le moto tipo MotoGP, e c'è stata una persona che me l'ha proposto, mi ha detto se volevo provare e da lì non sono più sceso. Perché no? Infatti sei ancora in sella dopo. Ho smesso, ho provato a lasciarla, a vendere tutto quanto, ma alla fine dopo 7-8 anni ho ripreso tutto ed eccoci qua. La passione ha trionfato, peraltro noi vediamo le tribune appunto in Italia che hanno sì spettatori ma non appunto come in Polonia, dicevamo, ma anche in Danimarca, negli stati del nord, dove veramente è una festa, 20-30 mila persone, cioè davvero si prova quello che provano i calciatori in Italia, di fatto, no? Questo è certo. Una battuta sul Motoclub Olimpia, perché appunto dietro le quinte c'è il presidente Pierpaolo Scagnetti, con cui andrete a Trieste ospiti del Consiglio regionale appunto per essere premiati, ricevuti in vista della vostra, vista la vostra stagione. Senza una società non si ottengono i risultati, no? In ogni sport di fatto. Io da quando sono entrato nel Motoclub Olimpia con il mitico Fabiano non sono mai voluto uscire, più che altro perché si nota mese dopo mese, anno dopo anno, il continuo lavoro che mettono, che fanno nella pista, che continuano a fare cose nuove, vogliono portare sempre gare importanti, c'è un continuo lavoro ed è quello che li ha portati avanti, arrivare fino al punto dove sono ora, riconosciuti in tutto il mondo come una pista, una grande pista, un grande stadio, comodo. I piloti hanno tutto quello di cui hanno bisogno e non sono cose scontate. In qualsiasi pista hanno le loro pecca, qua io mi sento a casa, sono persone fantastiche ed è importante continuare a guardare avanti, come si diceva prima, il discorso dei ragazzini, piuttosto che le gare, piuttosto che i mondiali, e oltre a questo ci danno un grandissimo supporto. E se non ci fossero stati loro, penso che lo Speedway in Italia, non saremmo qui a parlare sicuramente. Sì, quindi, assolutamente. Quindi tanto di cappello e complimenti soprattutto a tutti i volontari che hanno. Sì, anche il fatto che siete legati ancora a questa squadra sta a significare, no? Le parole che poi vengono dette, perché poi a volte
sono i fatti qui che giustificano quello che dite, no? Effettivamente ti aiuta anche quello, perché vedi delle persone che si spaccano a metà per fare la pista, per far da mangiare, per tenere pulito insomma i box e tutto quanto, quella roba lì magari non tutti la notano, ma delle volte insomma bisognerebbe anche riconoscere quelle cose lì che oltretutto oltre a farci star bene insomma ti fa venire voglia di fare qualcosa di più. Anche di... loro sono lì per noi. Certo, noi questo è sicuro. Peraltro Terenzana è anche una pista che ha incoronato, no, Thomas Golob, campione mondiale ormai tanti anni fa, prima che appunto un incidente, no, lo privasse di fatto anche della mobilità, considerato che è in sedia a rotelle. Chiudiamo la puntata, un auspicio per il 2023 da parte di entrambi: continuare a divertirsi e continuare anche a vincere. Come dal tuo punto di vista, corriamo per quello, quindi no, io ho veramente viva la speranza che l'anno prossimo sia il continuare di quello che è stato la fine di quest'anno, con tanto pubblico, con gare importanti, con batterie. Sì, a cardiopalma, io e lui anche le ultime gare gomitate a tutte le curve, quindi speriamo che si possa continuare in questa maniera di portare a casa un'altra volta questa medaglia e anche di più se si può, insomma. Certo, Daniele? Io voglio quella medaglia lì. Eccoci qua, a posto. Quindi si noterà. Le gomitate andranno avanti insomma anche per l'anno prossimo. Ma sarà la tua ultima stagione, pensi o...? No, non credo, no, okay. Attualmente no, non sto pensando di mollare. Ok, beh, questo più che positivo. Vi ringrazio per essere stati con noi, Michele Paco Castagna, campione italiano e argentino di Speedway, Daniele Tessari, vice campione italiano 2022 di Speedway. Grazie. Al prossimo anno, alle prossime sfide, un grande in bocca al lupo, buoni allenamenti. Grazie. E noi ci vediamo qui sempre la prossima settimana, mercoledì, per una nuova puntata di FVG Motori. Grazie per averci seguito.